Carina la tua casa, disse. Eravamo entrambi nati e cresciuti vicino al mare. Si era guardato un po' attorno e poi aveva rivolto lo sguardo verso di me. Improvvisamente avanzò nella mia direzione e, dopo avermi raggiunto, attirò il mio corpo verso il suo e mi sollevò in aria, trasportandomi fino alla mia stanza, dove mi mise giù e mi spinse sul letto a baldacchino. Senza indugiare, iniziando a strappare via ogni brandello di stoffa che mi ricopriva, i miei seni vibravano e si accendevano di desiderio sotto il suo sguardo di fuoco. Leonardo si porse in avanti, chinando il suo capo sopra il mio corpo ormai nudo, tese le braccia verso di me e iniziò ad accarezzare i miei seni con le sue dita, facendo sì che un gemito soffocato si liberasse dalle mie labbra. Lentamente avvicinò il suo volto, afferrando e intrappolando tra le sue labbra i capezzoli, immergendoli nella sua dolce morsa. All'improvviso fui attraversata da una miriade di brividi quando lo iniziò a percorrere il mio corpo con la lingua. Non ti farò male, stai tranquilla, sussurrò un attimo dopo. Iniziò a scendere sul mio ombelico fino a percorrere la via che lo avrebbe condotto un po' più giù per poi avvolgere tra le labbra il mio frutto proibito. Hai un buon sapore, lo sai? Mi spigliò e io sorrisi gemendo. Con il corpo in fiamme avrei voluto afferrarlo e spingerlo ancora più a fondo dentro di me, ma fu lui a prendermi per i capelli e gemendo lasciai che, dopo essersi tolto i boxer, il suo membro riempisse la mia cavità ardente di desiderio, adagiandomi e cambiando ritmo mentre lui raggiungeva il fondo fino a riempirmi completamente del suo nettare. Sei mia, sussurrò mentre con una mano mi accarezzava l'incavo posteriore. Sentivo di impazzire. Continuammo il ritmo dei nostri sensi fino a raggiungere l'apice del piacere e, dopo averlo raggiunto, restammo abbracciati per un po'. Voltandomi, mi accorsi di aver perso un orecchino tra le sue dita. Cercavi questo? Chiese sarcastico. Leonardo mi lanciò l'orecchino che io afferrai al volo. Mi sentivo soddisfatta per aver lasciato che lui portasse via dal mio corpo quei veli proibiti di innocenza, trasformandomi in una vera donna. Lui era il mio primo uomo a cui mi ero concessa in vita mia e mi piaceva sentirmi sua. Nessuno mi aveva mai colpito così tanto e il fatto di continuare a vedere il suo volto in ogni uomo che incontravo mi aveva condotto tra le sue braccia. Mi alzai e presi il portafoglio custodito nella tasca della mia borsa, abbandonato la sera prima ai piedi del letto. Poi tirai fuori una banconota per ringraziarlo di avermi fatto godere. Era un regalo da parte mia. Così iniziò tra di noi un nuovo gioco di potere. Un'onda di elettricità, qualcosa di magnetico, mi aveva attraversato del tutto. I miei sensi vibravano sulle note di un'emozione proibita, un sentimento da imbavagliare nell'anima, da recludere e non far fuggire dalle sbarre della mente, dalla prigione dei sensi. Essere liberi di vivere sulla linea di confine della follia, quella dolce follia, non è mai un errore. Ogni cosa accade per una ragione. Ogni cosa possiede un senso nascosto, ogni cosa accade per farci scoprire una parte di noi che non conoscevamo. Accade sempre qualcosa che crea una crepa e la luce riesce a entrare. La verità riesce a emergere e noi riusciamo per davvero ad abbracciare ciò che più temiamo. Due anime unite, due corpi che si cercavano, due fuochi incandescenti. Ero disposta a tutto per il bene di Leo. In fin dei conti lo apprezzavo per ciò che lui era, al contrario degli altri. Non cercavo di cambiare il suo carattere, lo abbracciavo per l'essere che si celava dentro di lui. Quell'essere che spaventava molti e invece induceva me in estasi. Riuscivo a vedere il buono, la sua parte segreta, le sue motivazioni dietro gli atteggiamenti. Perché si sa, la gente mormora, incolpa, condanna tutto ciò che non comprende. Si era sempre sentito giudicato in vita sua per qualsiasi scelta, come quando beveva alcol e si dava alle belle donne.
Ma io no, ero diversa e riuscivo a cogliere quelle sensazioni di vuoto interiore che a volte si impadronivano di lui. La noia, il senso di routine, il bisogno incessante di energia, quell'energia vitale che solo una donna può dare. Leo, sai che di me puoi fidarti, che sono qui per te e che non ti giudicherò mai per qualsiasi scelta tu faccia nella vita, dissi. Eravamo seduti in un bar nel centro di Pescara. Era trascorso quasi un anno. Una brezza primaverile riscaldava l'aria. Noi due ci guardavamo con complicità. Improvvisamente lui mi prese la mano tra le sue e la strinse forte. In un rapporto la cosa più importante è essere aperti e sinceri con l'altro, di qualsiasi cosa si tratti. Se l'altro ti vuole bene lo fa per quello che sei e non per come appari. Chi ti vuole bene ti resta accanto. Non fugge via al primo errore. Cerca il dialogo, un confronto. Chi ti vuole bene ti ascolta, non teme le tue emozioni, pensai. Lui mi sorrise, prendendo la mia mano e portandola alle labbra. Aurora, sai, finora mi hanno sempre giudicato per le mie scelte. Mi sono sempre sentito incompreso dagli altri, dal mondo. Fin quando sei arrivata tu, pronta ad accogliermi nella tua vita. Spiegò Leonardo. E io riuscii a cogliere la sincerità più totale in quelle parole e mi sentivo sciogliere sotto a quel suo sguardo. So che la vita è unica e va vissuta al massimo con i suoi pro e i suoi contro. Sussurravo accanto al suo orecchio mentre un sorriso incurvava le mie labbra. Molti si riempiono la bocca di parole senza conoscerne il vero significato. Per me libertà è voler bene, è rendersi liberi di farlo, è vivere insieme sulla stessa cresta d'onda. È condividere momenti ed emozioni, è viaggiare, ridere e piangere insieme, è semplicemente vivere. E cosa c'è di più vero di un affetto che rende liberi? Affermai. Lui mi guardava incantato da quelle parole. Ricordava quando una sera mi vide in un locale, dove era stato ingaggiato per una serata di piano bar, dedicandomi il brano With or Without You degli U2. Quella sera per lui era stata la conferma che io sarei stata sua. Dopo un po' lo rubai ai suoi pensieri, riportandolo alla realtà. Lui pensò di invitarmi a casa da lui e Yvonne, sua coetanea. Quando tornò a casa e ne parlò con la sua coinquilina, lei acconsentì. Il giorno in cui varcai la soglia di quell'abitazione, Yvonne mi accolse con estremo piacere. «Questa è la stanza degli ospiti», disse, mostrandomi una stanza luminosa e spaziosa, arredata con mobili chiari e moderni. Io sorrisi, felice.